Ok, vediamo se riesco a farti vedere qualche cosa di quello che ho in testa di provare. Questa è la fotocamera a soffietto e qui si estrae il portalastra o il dorso di messa a fuoco. Poi la fotocamera si apre così. Io ho tolto il mirino e la maniglia, per cui sui lati qua è bello pulito e liscio. Poi ho preso un pezzo di cartone e appoggiando sopra la fotocamera ho guardato che ingombro aveva, a un'altezza di 4 dita. Ho ritagliato e ho fatto queste cose che si aprono qua, per cui la fotocamera può essere inserita in qualche modo. Adesso vediamo un po'. Può essere inserita così, cioè ho alzato queste alette ed ho ritagliato in maniera da averla così. Dopodiché, per fissarla bene, si tratta magari di usare del nastro adesivo che gira intorno qua, per cui mi rimane bloccata. Ok, quindi questo è il fronte della fotocamera. Poi l'altro punto fondamentale è il portacarta che ho realizzato. Ognuno si inventa il suo sistema, può essere anche solamente un cassetto che va e viene. Il vetro di messa a fuoco non è in vetro, ma è una plastica, è una resina, questa è alta 1 mm, e l'ho scartavetrata a lungo in maniera da farla diventare un vetro smerigliato. Poi gli ho messo dell'altra plastica trasparente, puoi fare anche delle guide di legno, ma ho messo della plastica trasparente in maniera che poi nella camera minutera vado a inserire la carta in questa maniera. Ok, se naturalmente al posto di queste listelle di plastica trasparente ci possono essere delle guide di legno, delle guide di cartone, e per questo si capisce che la lastra deve essere più grande perché la carta mi arriva qua. E invece la cornice poi deve essere fatta più grande. Ok, e qui l'ho montata su una slitta che è stata ricavata da dagli anelli di prolunga che servono nelle macchine fotografiche, servivano per fare le riproduzioni e le macro fotografie. Quindi qua in origine c'era un soffietto, qui c'era la fotocamera si montava sopra questo sistema di prolunga e per cui riesco a regolarlo in maniera molto precisa. Poi ho usato magneti, per cui quando ci sarà la camera oscura del box della minutera, andrò dentro con una mano, mi tiro, faccio la messa a fuoco qua, tiro giù questo. Poi con una mano sola devo sentire al tatto dove si infila, infilerò la carta dopo aver fatto la messa a fuoco e poi faccio lo scatto. Però adesso, giusto per vedere, si tratta di mettere insieme l'obiettivo che è montato sopra qua con un avanti e indietro di un cassetto scorrevole, oppure quello che ho fatto che è la camera a soffietto, e vedere dove va a mettere a fuoco questo. Quindi si tratta di andare a fare una prova che mi consenta di vedere le distanze di messa a fuoco, in maniera che una volta che io capisco che se per fare un ritratto vado così, costruisco una fotocamera più o meno di questa lunghezza, poi devo contare qui se devo mettere bacinelle orizzontali o in altro sistema. E poi devo tener conto che quando faccio la riproduzione del negativo ho bisogno di andare molto all'indietro e quindi da questo poi ricavo la profondità della camera fotografica.
Adesso vedo un po' di montare il tutto, questi due pezzi, per fare una specie di banco ottico che mi serva per capire le distanze. Ecco che ho montato su una seggiola, ho montato il cartone con incastrato l'apparecchio a soffietto. Mi sono reso conto che non devo estendere molto la slitta, perché se devo fare la riproduzione negativo verrò molto in qua per avere una messa a fuoco vicino all'obiettivo, ma altrimenti la ripresa normale potrebbe essere anche con il soffietto molto ritratto. Devo un po' vedere ancora queste rapporti di distanza, però l'interessante è che ho messo la fotocamera in posa T. La posa T serve per aprire, si fa un colpo, un altro colpo chiude. Quindi adesso lascio l'obiettivo aperto, vado a vedere che cosa succede dietro e dietro tengo avvicinato il vetro di messa a fuoco, che non è un vetro ma è una plastica. Quindi vedi che così mi va fuori fuoco, essendo una messa a fuoco piuttosto distante, perché sono i palazzi di fronte, devo andare piuttosto vicino. Quindi adesso io so che con questo allungamento di soffietto ho la necessità di tenere il vetro a una distanza sostanzialmente di 4 dita, e quindi vuol dire che posso fare una fotocamera abbastanza compatta come messa a fuoco per la distanza infinita. Per il ritratto probabilmente dovrò spostare la messa a fuoco allungando un po' di più il soffietto per fare una messa a fuoco più ravvicinata. Qui come messa a fuoco ci siamo, appunto, ho detto 4 dita. Per riprodurre la carta vicino, verrò indietro probabilmente di un altro 4 dita, allungo un po' il soffietto, però vuol dire che riesco a fare una fotocamera che potrebbe essere anche di 20 centimetri di profondità. Dopo il problema è quello delle vaschette. O metto due vaschette qua e quello però mi produce una fotocamera piuttosto larga. E mi sono inventato un'altra soluzione che adesso vediamo. Ho preso delle lastre di plexiglass e le ho incollate su listelli di legno. Poi l'interno, il legno, per non farsi impregnare quando uso i chimici, l'ho resinato con il Vinavil. Quindi tutta la parte interna. E adesso è trasparente, il vinavil è bianco, ma quando è asciutto diventa trasparente, e quindi io penso di utilizzare queste due vaschette qua affiancate. Quando faccio lo sviluppo e alzo, ho qui una battuta che mi segna il passaggio tra l'una e l'altra, per cui quando io tirerò fuori la carta da qui, vado a metterla nello sviluppo. Devo avere la possibilità con le dita, deve essere abbastanza larga la vaschetta per poterla recuperare. Tutto si muove, faccio fatica a ripescarla, per cui finito lo sviluppo, sgocciolo e vado dentro nel fissaggio. Bon, è tutto da vedere ancora, però questa è l'ipotesi di lavoro che mi sono fatto. E poi bisogna vedere le dimensioni, però insomma è tutto da sperimentare. Se si costruisce col cartone, lo fissi provvisoriamente con il nastro adesivo, per cui puoi sempre cambiare idea, andare a vedere come funziona la situazione. Ok.